Allora, giornalismo autogestito, siamo con Dino Boffo. Allora, lui diciamo si candida con Area Popolare, quindi con la lista Tosi per il Veneto. Chiediamo come mai questa scelta, questa entrata in campo con questa lista? Diciamo che è un ritorno al territorio, sul mio territorio dove ho lavorato quando ero più giovane. Torno con molto entusiasmo, con passo umile, torno in questa area politica perché è quella che sento più congeniale alla mia storia. Ecco, appunto le sue radici, le ritrovo le sue radici cattoliche anche in questa area popolare? Ma ritrovo le mie radici, il mio humus culturale, dove dentro c'è anche l'ispirazione cristiana, certo. Ecco, la scelta di Flavio Tosi non è a caso, immagino, come mai la scelta di questa persona? C'è un motivo particolare? No, io non ho scelto la persona, ho scelto l'area popolare che come formazione ha scelto di essere rappresentata e di avere come referente, come leader Tosi, una cosa leggermente diversa. Ecco, è stato difficile tornare anche in campo dopo appunto le vicende passate? No, nessuna difficoltà. Nessun problema. Io continuo a essere interessato alla cosa pubblica esattamente come ero interessato prima, è solo cambiato il registro con cui mi approccio. Adesso, anziché guardare e valutare criticamente la politica, vi partecipo da protagonista nella misura in cui i cittadini mi voteranno. Ecco, ci hanno chiuso le luci, le ringraziamo Dino Boffo. Grazie.